90 giorni dedicati al fitness, al benessere e al divertimento apre al pubblico la 14ª edizione di Mondo Fitness. La kermesse, ormai divenuta celebre per tutti gli appassionati dello sport della capitale, è stata inaugurata ieri al parco di Tor di Quinto alla presenza di attori, ballerini e istituzioni, facendo registrare solo per la serata di apertura 5.000 presenze. È un evento bellissimo e molto importante perché parla di una realtà in grado di aggregare tantissime persone. Frequentano il villaggio quotidianamente 2.000-2.500 persone, quindi significa che è una realtà frequentatissima. Molto interessante il progetto che a cui hanno dato vita, rivolto soprattutto agli over 60 e soprattutto in un periodo estivo quando molto spesso sono, diciamo così, lasciati in città dalle proprie famiglie. Quindi ottima iniziativa quella di offrire loro la possibilità di frequentare questo villaggio. Questa edizione secondo me è molto divertente, come quasi tutte quelle che sono state, però questa è la più divertente perché è animatissima e poi quel ballo lì, la samba, bisogna venire qui perché si sta avvicinando l'estate, dobbiamo metterci in forma, dobbiamo mangiare poco e fare tanto fitness. 14ª edizione, mi auguro abbia numero si stanno allenando alle mie spalle, numero di partecipanti maggiori rispetto all'anno scorso, che è stato un successo, penso che questa 14ª edizione lo sarà comunque. Vediamo un attimo cosa c'è di bello da fare. Io il fitness è quello che a me più piace, Jimmy fa il ballerino come vediamo e io no, non sono un ballerino perché sono una schiappa in questo, però diciamo cerco di mantenere bene la linea per stare bene, tutto qua. E ci voleva finalmente questa bella edizione, io poi che sono un'appassionata di sport devo dire che verrò molto volentieri quest'estate a frequentare i corsi all'aperto. Mondo Fitness, creato da Andrea De Angelis e Alfonso Rossi, è un luogo per valorizzare non solo il proprio aspetto fisico e la propria bellezza, ma anche occasione per partecipare a eventi esclusivi. Lo sport è un modo per dare un'attenta visuale di quello che è questa mappatura e quindi dare delle risposte anche sul campo ai disabili, agli over 65, a tutte quelle persone che rimangono ancora più sole d'estate. Quindi lo sport come luogo di aggregazione e come possibilità di inserirsi in modo attivo in questa grande kermesse. Ogni anno noi cerchiamo di selezionare tutte le novità più interessanti e poi di presentarle. Ovviamente è un villaggio aperto al pubblico, quindi si può venire tutti i giorni dalla mattina, dalle 9 della mattina fino alle 2, all'una di notte, e attraverso tutte le fasce di età, perché la mattina presto iniziano i campus estivi per i bambini fino a 12 anni e dalle 10 in poi tutte le altre attività fitness, palestra, piscina, e fino alla sera tardi dove poi si arriva all'aperitivo e si va oltre, si allena fino a mezzanotte con la possibilità, oltre che fare una bellissima passeggiata nel villaggio, anche quella di fermarsi a un punto ristoro oppure ascoltare un po' di musica dal vivo. Insomma, un villaggio del fitness, del benessere, e per vivere con il nostro slogan di quest'anno, infatti è Refresh Your Energy, una bellissima estate a Roma, aperta a tutti. Le attività previste per questa edizione sono molteplici e in grado di accontentare ogni gusto, dal golf allo zumba, dal kangaroo jump alle prove acquatiche con i maestri di sub, arti marziali, box e le water area fino alla classica aerobica. Mondo Fitness pensa anche al mangiar sano e offre ai visitatori un angolo esclusivo dove poter degustare golosità, sorseggiare cocktail, il tutto immersi nella buona musica. Favolosa, proprio fantastica. Quest'anno sono un altro livello dell'anno scorso, veramente fantastico, sono bocca aperta, sì, veramente, numero uno, Mondo Fitness, go, go, go! Musica.